Giorgio Cremaschi, ex segretario nazionale della FIOM. Buonasera. Buonasera a voi. Ecco, Cremaschi, si parla appunto delle condizioni dei lavoratori italiani. L'episodio di Prato non è in realtà un episodio isolato. Il problema è che forse si tollera che i lavoratori operino in condizioni ai limiti della dignità dell'uomo e del lavoratore e non si fa nulla. Quanto sono diffuse situazioni come queste? Ma io credo che siano diffuse ormai dappertutto. Infatti noi non dobbiamo parlare del fatto che è assolutamente fuorviante l'idea che c'è il laboratorio cinese come se fosse una specie di capsula di Marte capitata da noi. Cioè, queste cose qualche anno fa non c'erano, cioè ci sono perché c'è un terreno che le può attendere. Cioè, praticamente noi oggi stiamo importando dal terzo e quarto mondo le condizioni di lavoro che pensavamo fossero solo lì. Perché le importiamo? Perché da noi c'è la crisi e perché da noi si crea quindi spazio per queste condizioni. Le condizioni di super sfruttamento coperto delle persone ovviamente colpiscono i migranti, ma prima di tutto, ma colpiscono anche quelli che non sono migranti. Poco tempo fa c'è stata la lotta dei lavoratori di Piacenza della logistica IKEA. Sì. Loro si sono ribellati, erano facchini, quasi tutti extracomunitari, che per 4 o 5 euro all'ora facevano giornate intere di lavoro. Quindi noi stiamo andando verso una condizione di schiavismo, diffusa. Questa è la verità. Che cosa è accaduto nel nostro paese, al di là della situazione di crisi che poi appartiene a tutti i paesi dell'Eurozona, in questo momento molti dei paesi, che cosa è accaduto, come si è potuto arrivare ad una degenerazione di questo tipo? Ma come sempre si arriva a questo un pochino alla volta, una disattenzione alla volta. Io ho ricevuto, lo voglio sottolineare, in uno dei commenti che ho scritto in vari blog, in uno dei blog mi ha risposto un commento, sì, un ex ispettore del lavoro, il quale ha spiegato che lui ha fatto nel passato delle azioni di questo tipo che hanno portato a buon fine, sottolineando il fatto che probabilmente mancano azioni, perché per dirla in soldoni non è solo il problema del laboratorio, ma queste merci le venderanno pure a qualcuno. Cioè, quindi lei richiama una responsabilità? Ma finiscono con nome, ma c'è una catena di Sant'Antonio. Lui giustamente sottolineava che bisognerebbe colpire le aziende committenti, quelle sono spesso la luce del sole. Cioè, il laboratorio è sprofondato, ma chi vende i prodotti comprati a 40 centesimi l'uno e poi li vende a 10, 15, 20 euro, si sa chi è, o comunque si può sapere. Ecco, quindi è una responsabilità diffusa, una catena di responsabilità diffusa. Da un lato c'è una questione, e questo è la crisi economica, come si dice, ha fatto cadere la vigilanza su questo, perché è passata l'idea folle, quella che, se posso fare una citazione, diciamo così, di alto livello, quella che chiama Papa Francesco il culto del Dio denaro, sì? È passata questa idea qui, cioè che di fronte alla crisi si può fare tutto, e invece no, e invece bisognerebbe proprio affrontare questo. Quindi si è creato il terreno favorevole per il degrado ulteriore delle condizioni di lavoro. Certo. Guarda, e poi c'è una responsabilità forse anche in chi acquista i prodotti. Ma sì, un po' tutto, anch'io è evidente, io i salari calano, anche il potere d'acquisto cala, e quindi è evidente che io non è che posso, cioè se posso scegliere tra una camicia che costa 15 euro e una che costa 50, è chiaro che scelgo quella che costa 15 euro, certo. Questo è il punto, il problema è ricostruire una condizione di diritti comuni e, voglio sottolinearlo, mettere in discussione la macchina infernale. Cioè, noi 15 anni fa parlavamo che bello la globalizzazione, non noi, io non l'ho mai fatto, ma voglio dire, diciamo, il pensiero vincente diceva che bello la globalizzazione, è vero, sì, si paga il prezzo che nel terzo mondo ci sono i lavoratori sfruttati, però questo ci fa crescere, poi cresceranno anche loro.
perché adesso cosa abbiamo? Abbiamo quello che ho chiamato lo schiavismo chilometri zero. Certo. Cioè quelle condizioni che erano lì sono con la crisi, ce le abbiamo dentro in casa. Mm-hmm. E quindi non è che c'è il miglioramento, abbiamo un rimbalzo terribile, ci stiamo soprattutto abituando a convivere con queste condizioni. Certo. Senta, al di là della questione, pochi giorni fa c'è stato un intervento che mi ha colpito molto, del premio Nobel Paul Krugman, che ha fatto un intervento in cui sulla crisi economica mondiale, in cui ha detto una cosa che io devo dire nel mio pensavo da un po', ma ovviamente non essendo un primo Nobel non ho gli elementi per poterla sostenere, quindi sono contento che l'abbia fatto, che è molto più autorevole di me. Sì. E cioè ha detto che questa crisi non finisce, cioè sta diventando un modo di vivere del mondo, dell'economia, cioè noi ci stiamo abituando a un modello di depressione che dura nel tempo, dura a lungo nel tempo, e quindi questo modello può continuare per decenni. Certo. Allora immaginiamo la società come la diventa con decenni di vita di questo tipo, cioè la ripresa dietro l'angolo di cui si parla non c'è, cioè queste politiche, cioè l'incrocio tra politiche di austerità e globalizzazione stanno portando alla stagnazione permanente. Nella stagnazione o si trova una strada diversa oppure si crea la zona franca dello sfruttamento del lavoro. Certo. E si estenderanno, perché dopo i pianti e le cose di circostanza, alla fine noi, io temo, avremo il fatto che ne scopriremo altri. Ripeto, si potrebbe fare un elenco, cosa succede nei campi, cosa succede anche ai giovani, perché poi è tutto in proporzione. Cioè, certo. Quando oggi i giovani laureati devono andare a fare il lavoro gratis, gli stagisti vanno a fare il lavoro gratis sostanzialmente. Esatto. È un meccanismo di cultura, è culturale, quindi... una questione di cultura del lavoro che è degenerata, quindi che favorisce il perpetuarsi in contesti più variegati di situazioni come queste. Un altro problema è, al di là della normativa sul lavoro e quindi della necessità anche di rilanciare le prospettive occupazionali, quindi risanare anche l'economia, ad alimentare fenomeni come questo c'è anche forse la necessità di rivedere il sistema delle norme che regolano l'immigrazione in Italia, anche l'immigrazione regolare, irregolare, quella qualificata, ecco, per evitare appunto di andare ad ingrossare le fila di quei lavoratori che vengono da noi senza speranza, senza senza perdere nulla, no? Con l'idea di non perdere nulla e di provare quindi ad avere anche il minimo lavoro disponibile. Si è detto appunto che tra le critiche che sono arrivate all'indirizzo del governo proprio in queste ore da parte della Presidente della Regione Toscana, Emilio Rossi, ci sono anche quelle dirette proprio al Ministero dell'Interno. Ha detto: chiedo al Ministro di venire qui a Prato non un'ora ma qualche giorno per vedere come sono le cose. Ci sono 1500 permessi di soggiorno e non abbiamo una mappatura di quanti sono i cinesi. Ecco, anche questo fenomeno, questo problema, quello della necessità di regolamentare l'ingresso è importante. Però se posso dire, questo sta dimostrando che appunto tutta la politica di questi anni, appunto, la politica delle barriere, siamo sempre lì. La vera soluzione a far finire, cioè lo dovremmo anche capire anche noi che siamo un paese che fino al 1920 e poi subito dopo negli anni tra il 45 e gli anni 50 siamo stati un paese di grande immigrazione. Poi l'economia qui ha cominciato ad andare meglio e quindi non siamo più andati via. Adesso stiamo emigrando di nuovo, come si sa, oggi ci sono decine di migliaia di giovani, soprattutto perché sono i giovani, poi ovviamente quelli che hanno la forza di emigrare, che cominciano a emigrare dal nostro paese. Quindi, la vera soluzione del problema dell'immigrazione è solo la possibilità per le persone di trovare uno sviluppo giusto là dove vivono. Certo. Non ce n'è un'altra. Certo. Tutti gli altri sono palliativi, cioè, perché quando sentiamo le storie, cioè, se uno affronta, non so, la camminata nei deserti, vive in condizioni drammatiche, cioè fa tutte queste cose, non c'è legge. Cioè, io ho visto ieri su Repubblica, ho visto una cosa allucinante che non conoscevo, visto che c'è un muro, confine tra Grecia e Turchia, c'è un muro di filo spinato con addirittura i campi minati che dovrebbe impedire il passaggio dei migranti appunto dalla Turchia
alla Grecia, che è il primo membro, diciamo, dell'Europa. Ecco, io penso che la politica dei muri fa strage, ma non risolve. Certo, se uno è disposto ad affrontare i muri, a passare sotto i camion, a vivere in queste condizioni di terribile clandestinità pur di arrivare qua, vuol dire che ha fatto una scelta. Allora non è che mettendo misure ancora più regolatrici si impedisce alla gente di venire. Certo. Senta, proprio sul tema regolatrici si aumenta la clandestinità. È chiaro, cioè, è chiaro, proprio sul tema dei cioè, io penso che bisognerebbe avere intanto un diverso meccanismo di sviluppo ma detto questo, io sono convinto che la prima lotta contro il lavoro nero è che il migrante sia regolare, perché il migrante regolare rivendica di più i suoi diritti. Esatto. Quello che è ricattato sul fatto che o accetti questo oppure ti rimando in patria, accetta le condizioni di schiavitù. Questo è un principio generale. Certo. Senta, un altro tema, lei parlava dei muri, la politica dei muri è inefficace. I muri non ci sono solo fra i diversi paesi, ma proprio all'interno delle stesse comunità, e si è evidenziato che proprio rispetto al dramma di Prato, un altro dei problemi è stato una sorta di incomunicabilità fra la comunità cinese che da anni si trova a Prato e la comunità locale dei pratesi, quindi come se negli anni appunto si sia creata una sorta di chiusura, di barriera fra i due gruppi, una barriera che ha impedito anche di vedere e verificare cosa accade al di là di questo recinto ideale che la comunità ha voluto costruire. E proprio anche su questo punto nascono altri interrogativi. Le autorità locali, immaginiamo il comune di Prato, ma anche la regione, che oggi si scagliano anche contro il governo, che tipo di responsabilità hanno nel concreto rispetto anche al problema dei controlli, come lei evidenziava, del monitoraggio, ci sono delle carenze? Ma certo, ma adesso non giriamoci, poi in Italia c'è sempre... Ci sono delle connivenze anche. Ma io, insomma, adesso voglio dire che Prato sia stata devastata, voglio dire, Prato è sempre stato un distretto industriale del nostro paese, nel quale anche negli anni dei migliori, problemi ce ne sono sempre stati di condizioni di lavoro, dei contratti eccetera. Poi il modello è andato in crisi e nella crisi di questo modello sono inserite, penso soprattutto i cinesi, ma potevano essere i bangalesi, potevano essere gli albanesi, cioè il problema è il modello che va affrontato. Certo. Dopodiché, ripeto, se si vuole affrontarlo però, bisogna partire da Prato e arrivare a chi compra e chi vende in Italia questi prodotti. come lei evidenziava, è tutta la filiera delle responsabilità va messa in luce. Sottolineo il fatto lasciarla. Questo ispettore che mi ha scritto mi ha sottolineato il fatto che quando si interviene, lui ha fatto una serie di interventi che hanno ottenuto dei risultati, perché come si dice non hanno colpito solo faceva il lavoro nero, ma anche l'azienda madre, diciamo così, che il lavoro nero lo utilizzava. Lo commissionava, se non interrompiamo quella catena lì, quella si ricostruisce continuamente. Grazie a Giorgio Cremaschi, ex segretario nazionale della FIOM. Buon lavoro. Grazie. Arrivederci.